l'hub Fiera di Messina, come del resto anche gli altri hub della provincia, non si sono praticamente mai fermati, quindi anche nei giorni festivi, per esempio nel giorno dell'Immacolata, rimarranno aperti. L'affluenza verso diciamo, la vaccinazione anche a terza dose sembra aumentare. Questa è una bella notizia. Questa è una bella notizia, la verità, la bella notizia è che cominciamo a vedere anche nuove prime dosi che avevamo dimenticato, e questa è veramente la notizia più importante, soprattutto per questa parte di Sicilia, a Messina, così come nella zona ionica, che arrancano sul dato complessivo, sul numero totale dei soggetti vaccinati. Ovviamente i punti vaccinali rimarranno aperti sia per l'Immacolata sia per il periodo festivo, con una programmazione che è stata definita per tempo e che farà in modo che nessuno possa dire che la giornata festiva non c'è la possibilità di vaccinarsi. Dico, da parte nostra non mancherà mai l'occasione di favorire e di stare accanto a chiunque voglia vaccinarsi, supportando anche con momenti di incontro formativi, lo stiamo facendo con i tanti educatori, ma anche con i medici, psicologi che in qualche modo fanno parte della nostra struttura commissariale, questo per dare quell'idea della, l'ho detto molte volte, della persuasione, del soft power, che diventi un'occasione non di coercizione ma di veramente convinzione, che è la cosa che più ci interessa. Certo, l'obbligo vaccinale è il nostro sogno, il mio personale, perché da medico igienista in un momento di grande difficoltà come l'emergenza pandemica, con piccoli rialzi che si stanno verificando sul territorio non solo nazionale ma europeo, l'obbligo vaccinale chiuderebbe la partita e ci permetterebbe veramente di vivere in maggiore serenità, con maggiore serenità l'ultima parte dell'anno e l'inizio dell'anno nuovo.